Ciao Arnaldo, ero molto preoccupato, ti dico la verità, di questa partita, perché ho visto un Piacenza domenica un po' spento, non il solito Piacenza, e giocavamo contro un avversario in grandissima forma. Invece è successo fortunatamente tutto quello che non mi aspettavo. Cioè Piacenza è ritornato probabilmente a giocare la partita migliore di questa sua prima fase di campionato. Allora, timore c'era, ma c'era soprattutto, devo dire, un po' perché queste partite erano avvicinate con qualche problemino anche sfortuna dal punto di vista fisico, tipo l'influenza di Marotta all'ultima partita, c'era questo di timore, più da, oltre all'avversario forte. Però io credo che questa squadra dal primo giorno di ritiro, le amichevoli, tutte, il campionato, tutto, escluso la partita di Albisola, stia facendo qualcosa di straordinario. Siamo solo all'inizio e sappiamo benissimo che la classifica adesso vale meno di zero. Però non sono d'accordo, oggi è stata fatta una grandissima partita perché soprattutto non abbiamo concesso praticamente un tiro in porta a una squadra che segnava una media di 3 a partita, alcune volte segnava 4, alcune 5, e crea maree di occasioni, non hanno praticamente fatto un tiro in porta. Quindi questo che mi lascia particolarmente contento, ma Albisola è stata una partita storta, può capitare, ne capiteranno altre, non è detto che Piacenza possa vincere ad Albisola come a Busto Arsizio o come a Gozzano, non è da nessuna parte. Il campionato di Serie C lo fanno loro, lo facciamo noi, vediamo le partite, le sorprese ci sono tutte le domeniche. È stata una partita in cui non avevamo qualità, non avevamo gamba, avevamo poco per mettere, nonostante tutto abbiamo avuto noi le occasioni per vincere anche domenica, però oggi abbiamo ritrovato, ecco, quello che non avevamo. Avevamo perso secondo me per una domenica più il secondo tempo di Novara, che però dopo il secondo gol di Novara, ecco, lì abbiamo perso qualche distanza. Però io credo che questa squadra stia facendo molto bene, una media punti eccezionale, e speriamo di continuare così. Senti, il gol di Della Latta, che è un gol che passerà alla storia, non ci sono dubbi, è tutto farina del suo sacco o qualcuno in settimana gli ha detto che il portiere della Carrarese spesso giocava al limite? Ma noi sapevamo che il portiere della Carrarese è sempre al limite dell'area, se non oltre, l'abbiamo visto anche nel primo tempo. Come Della Latta, nella sua follia, è un genio, è uno di quelli che poteva provarti. È chiaro che poi pensare di poter far gol da centrocampo è una cosa assurda, perché anche se è difficile prepararlo, però lui, ripeto, con la sua da giocatore pazzo qual è, ha tirato fuori una giocata. Ha vinto un contrasto clamoroso con l'avversario, stendendole, poi ha tirato fuori questa palla sotto l'incrocio, veramente incredibile. Un'altra chiave di questa squadra però è sempre Di Molfetta, che ti fa più ruoli possibili. Speriamo non debba andare anche in porta. Ma Di Molfetta è un giocatore per me fortissimo. L'anno scorso l'ho voluto a tutti i costi perché è un giocatore che a me piace tantissimo. L'anno scorso veniva da un anno particolare, non ha fatto come ci aspettavamo. Quest'anno, con la preparazione estiva, è un ragazzo serio, un professionista serio, fa tutti i ruoli, secondo me può fare dalla difesa all'attacco, e l'ha dimostrato. Poi ha una grande gamba, un grande dribbling, crea sempre la superiorità. È un giocatore a cui veramente manca solo il gol per poterlo eleggere a giocatore veramente di categoria superiore. Uno sguardo adesso avanti, perché fra 3 giorni si ritorna in campo contro un Pro Patria che ha vinto a Novara. Novara batte il Piacenza, poi perde 2 partite di fila. Questo a testimonia quello che abbiamo sempre detto, e tu sostieni nella vita, che in Serie C non è partita facile, e che ovviamente domenica sarà un'altra gara molto impegnativa. Che è una gara tremenda, come tutte, soprattutto dal punto di vista fisico. Ecco, oggi è una parte veramente tremenda dal punto di vista della qualità offensiva della squadra avversaria, della rapidità e tecnica, e domenica sarà una partita talmente opposta. È una squadra di giganti in difesa, in attacco, gente di fortissima sui calci piazzati, fortissima nel gioco aereo, e sarà dura. Poi Busto è un campo caldo, è un campo importante di tradizione, e oltretutto una squadra neopromossa, probabilmente tra le neopromosse è la squadra più attrezzata, che sta facendo meglio.